La pianta era costantemente monitorata ed erano già programmate le nuove analisi per valutare le condizioni dell'arbusto, ma le forti raffiche di vento l'hanno abbattuta ancor prima che si potesse procedere con i nuovi controlli. Ieri il cedro collocato nel cortile del comune di Como si è spezzato finendo su 3 auto in sosta, uno dei rami ha inoltre colpito e ferito, fortunatamente in modo non grave, un uomo di 54 anni poi trasportato all'ospedale Sant'Anna. Viene da chiedersi se si poteva prevedere un'ulteriore messa in sicurezza che potesse reggere anche ad una situazione anomala come quella registrata ieri, con raffiche che hanno superato i 100 km orari. In base alla relazione dell'agronomo, in cui si riporta anche la prova di carico a vento, il grosso albero è risultato entro parametri di sicurezza adeguati e quindi, si legge, non soggetto a rischio di ribaltamento o cedimento radicale in condizioni di vento normale e non anomale. Su entrambe le analisi il fattore di sicurezza è stato valutato buono e quindi il pericolo è relativamente basso. Come detto, le raffiche di ieri hanno raggiunto e superato i 100 km orari, le condizioni erano quindi da considerarsi non normali. Dal comune fanno sapere che proprio in virtù della sua posizione, con il continuo passaggio di uomini e mezzi, tutto quello che si doveva e si poteva fare per quella pianta e per la sicurezza è stato fatto.